Professore, che cosa voleva dire fare economia 100 anni fa con un'attenzione però all'etica, in un'epoca in cui chi credeva non era ben visto dal punto di vista scientifico? Voleva dire innanzitutto per un cattolico e per i cattolici trovare le ragioni fondamentali, e Tognolo insiste molto su questo, della unità dei cattolici. L'impegno è tanto più produttivo, tanto più efficace quanto i cattolici riconoscono questa loro fondamentale unità. Per i non cattolici significava uscire da una dimensione dell'attività economica che tendeva sempre più a essere un'attività di tipo individualistico, governata soltanto dalla ricerca del profitto o dalla quella molla che è la molla del tornaconto personale. Sotto questo profilo credo che la prima dimensione sia quella che caratterizza ancora di più oggi l'attualità di Tognolo per i cattolici, la seconda è quella importante negli studi accademici dell'economia. Cosa ha da insegnare oggi Tognolo? Sono passati 100 anni dalla sua morte, può apparire lontano. Ma io credo che abbia da insegnare a noi soprattutto l'importanza del rapporto, che è poi un titolo oggi di una sessione di lavoro, fra il pensiero e l'azione sociale. Il pensiero, per non essere astratto, deve attingere dalle esperienze delle attività sociali. A loro volta le attività sociali sono tanto più rilevanti quanto più hanno un pensiero dietro, quindi è la grande sfida oggi per il cattolicesimo.